chiudiamo per invece il chat con un altro nostro nostra gradita sorpresa. Ci chiudiamo con la casa di Massimo Troisi, dove per noi Mari Venane. Ciao Mari, come stai? Benissimo, in questa fredda mattina di dicembre stiamo entrando in casa di Massimo Troisi, che ci parlerà del suo nuovo film, Le vie del Signore sono finite. Ma lì che tempo c'è? È un po' freddo, devo dire che ci siamo dovuti coprire molto questa mattina. Il gelo ha coperto le strade della città, siamo arrivati qui a malapena, ma riusciremo nel nostro intento di darvi un'intervista esclusiva a Massimo Troisi. Seguiteci, in questo momento stiamo entrando nella casa di Massimo. Eccoci, abbiamo salito queste ripide scale che portano alla stanza di Massimo e stiamo per entrare. Sì, aspetta. Puoi andare via? Sandro! Vai via di là, grazie. Pronto? Vai. Buonasera a tutti, siamo qui davanti casa di Troisi, che abbiamo raggiunto dopo superando l'impervio gelo delle strade romane. È una mattina molto fredda e uggiosa, però pensiamo che riusciremo lo stesso a tirarvi su di morale quando Massimo ci parlerà del suo nuovo film, Le vie del Signore sono finite. Seguitemi che vi condurrò attraverso questa lunghissima scalinata fino alla casa di Massimo. Venite dietro di me. Ecco, stiamo per trovare Massimo. Eccoci qui nella stanza preferita di Massimo Troisi, tanti auguri, grazie. Buon Natale. Caduto subito un microfonino. Provami. Quando ci sei Vai. Eccoci finalmente arrivati nella stanza preferita di Massimo Troisi, tanti Ciao, auguri, ma, buon ma figurati, Natale. Anche a te e a tutta la redazione del... che è questa? Chuck, tutta la redazione di Chuck, che io non vedo mai, proprio con piacere, guarda, Marco. Massimo Troisi, regista e interprete delle vie del Signore sono finite. Questo film è un... sono 2 anni che non esce più un tuo film. 2 o 3, non mi ricordo. Ecco, quando saranno 3 forse. Quando hai cominciato a lavorarci? Lavorarci, insomma, ci perdere tempo a fare cosa così, 2 anni, che chissà, forse sono 3 anni che non esce un film. Un anno è stato per divertirsi, no, fare quelle cose, Mario, tu sai, non capisci, no, così, e 2 anni di lavoro invece... intensi, forti, che mi hanno un po' scosso, come vedi, sto in queste condizioni, però sono soddisfatto del mio lavoro. Senti, è il tuo 4º film, è stato più impegnativo degli altri dal punto di vista della regia e della recitazione, oppure essendo il 4º le cose erano più semplici? Le cose erano più semplici, però è stato più impegnativo, perché... di solito negli altri film io, non sai, regia, piglia la macchina da presa, ottinaria, dove cade, là dico, vabbè, allora da qua fate l'inquadratura. Invece questo film qua è stato uguale, però l'ho messo con più delicatezza, perché ci prendevano un sacco di soldi in macchina da presa, no? Buttandoli in aria. Però sì, mi sono impegnato un po' di più, diciamo, nella regia. Senti, ma hai studiato il lavoro di altri registi? Vedendoti girare sul set sembravi proprio un regista all'americana, uno di quelli veri. Sì, ho studiato il comportamento, non i film, dei registi, dagli special, le cose, come si muovevano, quindi come comportamento ci sto, ma ormai sono quasi un regista perfetto. Mo lo devo diventare nel film, insomma, che oggi fare un bello film. Senti, ma di cosa parla Le vie del Signore sono finite? E perché hai scelto questo titolo così curioso? Il titolo è perché,
che è più forte di me a fare giochi di parole, a fare una cosa. Io, a me, per 3 anni che pensavo di fare film, il primo anno ci ho pensato un titolo, perché volevo fare una cosa pulita, una cosa elegante, una sola parola, no? Giammai, per esempio, no, una cosa insomma che era una parola elegante, e invece poi non ce la faccio, all'ultima mi diverte troppo di trovare questi titoli così, e quindi un titolo diciamo che un po' si trova sempre l'accoppiamento, perché l'ha chiamato così, però invece non c'entra niente. E qual era la seconda domanda? La domanda è di che cosa parlava il film. Un film parla... È una storia d'amore tra un malato psicosomatico, che sarei io, e una ragazza francese che però vive in questo paese, Acqua Salubre, che è un paese di Terme. E qui su malato psicosomatico incontro un malato vero, questo malato vero si vive la malattia in un modo introverso, in un modo molto chiuso, così invece io che sono psicosomatico, anzi propenso ad approfittare della malattia, ad attirare la pietà, a usare la pietà per ottenere le cose, e piano piano cerco di portare quest'altro ragazzo, questo malato vero, appunto, insomma, a viversi anche lui la malattia in un modo meno disagiato, no? E quindi approfittarne, fare, quindi cerchi di presentare donne, ci insegna come bisogna fare, e in tutto questo poi c'è un fratello che invece è legato a me, alla mia malattia, perché è l'unica cosa che l'è riuscita nella vita, è che l'ha di curare me, e invece poi è andata a monte tutte le altre cose. Di tutto ciò parla Le vie del Signore sono finite. Senti, tante altre cose. Sei stato influenzato da questa nuova ondata di misticismo che c'è, perlomeno nei titoli dei film? Quest'anno è uscito un film su Lourdes che si chiama Miracle in Francia, mm-hmm. È uscito un film che si chiama Accadde in Paradiso, c'è il film di Bellocchio che anche parla di visioni demoniache. Sì, angeli, diavoli, stanno sempre. Il film di Benigni che parlerà del diavolo, insomma. Anche tu sei dentro questa corrente di nuovo misticismo. Sì, ha visto tutto quando facevo un film del genere, dico, rega, io rimango fuori, questo è l'argomento dell'anno proprio. Quindi ha detto, tenevo 3-4 storie, no? E ha giubilato che là mi informa prima qual è l'argomento più grosso dell'anno, e mi metto sulla corrente pure io. Senti, ma tu, nel tuo film c'è anche un viaggio a Lourdes. Un ritorno di viaggio. Ecco, com'è andato il miracolo di Lourdes? Tu ci credi nei miracoli? Io... Nei miracoli, sì, succedono, sì, quando non succedono, no, insomma, se non vega una cosa precisa che è successa, insomma, sono sempre un po'... E poi, come dicevo, ricomincio da tre, mi pare sempre comunque strano questo fatto che cammina uno che già ha le gambe, o vedo uno che già ha gli occhi, e se invece è un miracolo, è una cosa che fa succedere delle cose impossibili, perché uno che non ha un braccio non lo ricresce, perché uno che non ha una gamba lo ricresce, tanto più un miracolo, quello sarebbe veramente indiscutibile, dicevo, tenga la fotografia, guarda, che non teneva la goccia, che la tengo. Invece sul fatto che uno cammina però già tenga, mi lascia sempre un poco perplesso. Poi non ha mai capito quale metodo usano per fare i miracoli, sta tutta la gente là, miracolo, perché ci fanno proprio a chi più là e non a una, cioè ci saranno un modo, no? Un sistema, un criterio di scelta, ed è quello che a me mi sfugge chiaramente, non riesco a, si dice il più biondo che c'è, oppure l'ultima persona che ha detto la parola, perché, insomma, in un modo c'è da stare scelta, per caratteristiche principali, io so. Senti, hai ambientato il film ai primi del Novecento, come mai invece non l'hai fatto ai giorni nostri? Perché per vari motivi. Uno, perché chissà che è una storia molto tra amici, è una storia d'amore, quindi sono sentimenti che chiaramente negli anni 20, essendoci meno possibilità di comunicazione, quindi aerei, telefoni e cose così, probabilmente era molto più facile approfondire questi tipi di sentimenti e di rapporti.
poi perché in questa storia qua ci sta un filo conduttore che è un giovane psicanalista italiano che racconta a uno psicanalista, un professore viennese, guarda caso, a storia della malattia di questo giovane. Attraverso queste lettere si snoda la vicenda. Quindi chiaramente doveva essere l'inizio della psicanalisi, quindi doveva essere solamente proprio una spiegazione pure didascalica di cos'era psicosomatico, e questo l'ho potuto fare attraverso una persona che si avvicinava per la prima volta alla psicanalisi, e questo giovane che poi non ha mai risposta da questo medico viennese, alla fine sfiduciato lascia perdere, mentre ipoteticamente poteva essere il primo psicanalista italiano dei nostri tempi, voglio dire, poteva essere, fare scoperte grandissime, e che invece sono morte solo per non aver ricevuto risposta da questo medico. Quindi era un po' qui. Poi degli anni 20 chiaramente c'è sta tutta l'ambientazione. Ma a te interessa la psicanalisi come argomento? Sì, abbastanza. È una cosa che mi incuriosisce in un modo molto, voglio dire, elementare, non sono uno studioso, non sono stato in analisi, mentre Anna Pavignano, la ragazza con cui ho scritto tutti gli altri film, anche questo qua, è stata in analisi, all'università studia psicologia, insomma è un po' più addentro alla materia. E quindi insomma in questo caso qua diciamo che mi è stata di molto aiuto. Senti, come funziona il lavoro di sceneggiatura? Ti viene in mente un soggetto, una storia e poi vi mettete assieme a scrivere la sceneggiatura oppure ne vagliate diverse cose che hai in Ma mente? non mi ricordo, guarda, non ci sta un metodo preciso, una cosa. E dopo la sceneggiatura rimaniamo pure là a dire no, questa è la GT, no, questo l'ho detto io, perché chiaramente nel momento in cui lo dici, sei talmente preso dal film, dalla storia, dal momento che non te ne importi di pensare che in quel momento hai partorito un'idea o l'ha partorita l'altra, è una combinazione, insomma. Senti, gli attori come li hai scelti? Gli attori chiaramente in base a quello che io pensavo potessero dare ognuno nei vari personaggi, con l'accostamento al personaggio che io avevo scritto, e quindi c'è stata scelta Jo Champ come protagonista femminile perché la vedevo molto vicino, insomma, abbastanza dentro al personaggio che c'era sulla carta. Lei, in quanto a bravura, che l'avevo vista nella famiglia di scuola, mi aveva impressionato positivamente. Quindi è stata, insomma, una scelta abbastanza facile, così per Bonetti, per Messeri, per Cannavale. È che uno, insomma, sono delle scelte come fai a scegliere la scenografia, della sceneggiatura, la storia, sono scelte che tu pensi opportune, giuste, insomma. Non è che ci sta proprio un metodo preciso. Scusa un attimo. Dai, carico, cucina. Cioè, si fa un po' silenzio, no? Allora, visto che hai preso così seriamente questo lavoro di regista e di sceneggiatore, ma Come sempre poi, mica la prima il volta. film è serio o divertente? Film è, lasciamo stare, chi le piace un film serio trova un film serio, chi le piace divertente trova un film divertente, chi le piace così e così lo trova così e così. Ci sta 10 minuti per ogni tipo di pubblico. Cos'è che, qual era forse il difetto dei suoi film precedenti? Che quando si entrava al cinema la gente cominciava a ridere al primo minuto e finiva all'ultimo minuto e le battute delle volte si perdevano perché c'era questa platea di gente che rideva in Quelli erano pregi, continuazione. non difetti, perché la gente era costretta a ritornarci, perché non capendo le battute, cioè, chi al momento là non ha già fatto attenzione perché mi sono perso. Infatti ricomincio da tre, che è incassata tantissimo, in fondo erano 600 persone che ci tornavano sempre. Il mio erga sono chiuso 6 milioni di persone, avrei ricominciato da tre.
Quindi questa è una cosa, è un trabocchetto che faccio io perché so che mi torna utile. Senti, e in questo Natale qua che ci stanno 15 film che escono, c'è una specie di battaglia, così, tu come la vedi? Sarai in attesa dei risultati? Sì, fremendo qua, ma mi sa una cosa elettorale proprio, saremo in 12-13 persone con computer, cose che in manica alzata così, e ci arrivano i risultati ogni ora, ogni due ore sarà, penso pure un sondaggio, una cosa prima. Insomma, ci stiamo attrezzando per passare stanotte di quando uscirà il film. Senti, ma tu sai che c'è appunto della gente, tra cui registi, attori, uffici stampa, public relations, che si riuniscono e mettono in busta chiusa tutti i risultati di questi giorni, di questa settimana natalizia? No, questo è nuovo, questa cosa. Ma perché nessuno mai gli sta a busta a me poi? Deve la burina una cosa, no? Un'idea. Ah, invece quello là che c'entra non la fa a busta. No, no. Quello là che è in gioco. Anche alcuni di quelli che hanno film in gara, diciamo così. E a me? Io tengo una classifica in testa pure io, perché non me l'hanno chiesto? Ma vabbè. Ah, hai una classifica in testa? Sì, però una riga, finché è una busta va bene, ma così direttamente in diretta come stiamo adesso, qua sono tutti quanti ci troviamo allo stesso orario, no? Senti, ma la vedi dura quest'anno o no? Come ti sembra il panorama? Ma a parte il fatto che io non so nemmeno chi è che esce, così, a parte due o tre film, insomma, ma no per fare l'eroe, quello là che sta al di fuori del... veramente proprio non lo so, però forse proprio perché la vedo dura, allora non voglio nemmeno saperle, capito? Se non dormi, sul tipo che so io, a me mi dice guarda esce questo film qua e mi distrutta tutta e chi dorme più? Quindi a me infatti poi me l'hanno proprio notizie felici, sai che quest'anno non esce nessuno a Natale, chissà perché, allora io poi mi confortavo perché sanno che sono cagionevole di salute e cose, mi hanno trattato in un certo modo, no? Cerco di distrarre che giochini, che cosa così, no, non esce nessuno, dai, non esce nessuno, io così sto più tranquillo. Senti, ma adesso ti sei fatto crescere la barba alla Christophe Lambert, alla Mick Rourke, i due giorni senza barba tagliata, perché anche tu vuoi fare il playboy? Ma io voglio fare tutto, io voglio fare le viste, insomma, esce il film su misticismo, io faccio, esce la barba non tagliata, io sono uno proprio che ha attaccato la moda in un modo spaventoso, guarda, non... che sta già caccata, l'ho già visto ieri, la portava uno proprio a Piazza di Spagna, era... una persona, ma non posso dire chi, ma di nome, sono chiuso subito a comprarla e me l'ha gemisa appunto perché questa cosa qua non mi cade nessuna mentista, vengo pure lì. Quindi è una vita d'inferno che ti ho... Una vita che inseguo, capito, quello che è più di successo, quello che pensa che la gente vuole, ecco, io vado incontro proprio a queste cose qua. So che la gente vuole Chuck in questo momento, perciò ho già fatto l'intervista, ma per altri... finché non so che la gente segue veramente, non la faccio. Senti, ma e quindi il Natale lo passerei con tutte le cose tipiche, panettoni, panforti, colombe? Tutto quello che in televisione vedrò che si vende di più, insomma. Perché comprare la colomba quando invece sta in discesa, è che sono scemi, metta che fai cose che non vanno, insomma, assolutamente. Se danno il cravatto, comprerò il cravatto. Insomma, ecco, è questo. In questo momento sto facendo che tu sei venuto qua e mi hai distolto proprio a questa cosa che stai facendo i bigliettini per vedere quali erano le cose che in questo momento andavano di più. Devo dire che è stato difficilissimo perché questa zona è molto impervia con questo tempo. Ma va di moda, però. Proprio vanno di moda proprio i casi impervi, i posti nascosti. Neve, cose, insomma, ma hai cose. Scelto di abitare qua perché ti che piace qua sciare. Abitano diversi attori in questa zona qua. Sono arrivato prima loro, poi sono venuti, però mo ci abito pure io, un metro. È bellissimo. Vai. Ci sei? Sì. Senti, tu hai fatto l'attore anche in un film... non diretto da te, è un'esperienza che ripeterai nel futuro oppure d'ora in poi farai solo la regia dei tuoi film? Stop, vai.
domanda rimane quella allora. Sì, più o meno. No, sai, questa è una cosa molto così, insomma, dipende da che lei mi proponga di fare e dove, insomma, sì. Perché se vale la pena avere un posto nuovo, una cosa così, accetto comunque. Se è una bella storia, l'accetto, insomma, tutto dipende da quello che ti offrono e da come è il regista, insomma, perché io tengo dei tempi miei, lavoro e cose così, che mi spaventa lavorare con un altro, che mi può dire allora pronto, quando io non sono pronto, capito? Invece oggi lavorare con uno che è mio amico, uno che capisce, con uno che fa passare 2 ore e dice vabbè, faccio un'altra cosa mentre tu ti riposi, perché non è che io sto sempre là pronto e voglioso di lavorare, capito? Quindi mi spaventano un po' questo fatto, questo rapporto di potere con un altro, perché poi facendo il film con un altro è chiaro che uno fa dandosi completamente, perché è normale, si accetta di fare un film con un autore, ti dai immediatamente come attore, totalmente. E quindi è una cosa che è più importante forse un rapporto di lavoro, un rapporto umano con la gente che lavora, piuttosto che quello che stai facendo. Perché è più facile bene una cosa meno bella lavorando in armonia, piuttosto che una cosa bella che riesca poi a venire veramente bella lavorando con delle tensioni. Senti, e come mai hai scelto poi di stare a Roma e non continuare a stare a Napoli, visto che poi nel tuo cinema c'è ancora molto di Napoli? Ma c'è Napoli, secondo me, perché ci sto io, voglio dire, cioè nel senso che ci sto io, nato a Napoli, che parlo in un certo modo, però io non penso mai di aver fatto poi dei film dove racconto Napoli, insomma, non immagino mai posto questo problema del napoletano nuovo e del perché a Napoli succedono delle cose, perché Napoli, perché probabilmente non sono nemmeno forse la persona più adatta, voglio dire, mentre secondo me è uno sciacallaggio che fanno in molti e voler raccontare Napoli, che poi invece ognuno racconta la sua Napoli, perché Napoli è appunto una cosa banale, è detta, ma è piena di contraddizioni, è così diversa in ogni piccolo angolo che vai. Secondo me non si riuscirà mai a raccontare poi effettivamente Napoli. È raccontarsi probabilmente, ognuno che è di Napoli, che si racconta, racconta un pezzo di Napoli, voglio dire, ma non partendo dal punto di vista sociologico, politico. È un fatto molto più umano, dentro, di sentimenti, come per esempio, insomma, a caso, voglio dire, Pino Daniele, che poi fa le musiche di questo film, secondo me lui si esprime Napoli grande, cioè. Anche perché è vero, tutti questi che fanno quest'anno 4 o 5 film su Napoli, cioè, ogni anno ce ne stanno almeno un paio. Sì, no, poi proprio il fatto che siano allora. Riprendo io una domanda su sì. Pino Daniele. Pino Daniele ha fatto le musiche del tuo film. Che tipo di assonanze ci sono tra le musiche di Pino Daniele e la storia del film? Come mai hai scelto lui? Perché mi sono sempre molto identificato io con Pino Daniele rispetto, per ritornare non a Napoli, ma rispetto alle cose che ho sempre fatto, che pure quando lavoravo con la Smorfia, ho sempre pensato che un corrispondente in musica di quello che io volevo fare o facevo in teatro, in cinema, era Pino Daniele, insomma. E c'è
appunto, sempre comunque sto fatto di ghettizzarlo un poco, no? Col fatto che Napoli parla di Napoli, secondo me è riduttivo, perché è quasi come dire, vabbè, Pino Daniele è bravo, canta bene, scrive bene la musica, vabbè, grazie, è napoletano, cioè come se fosse una cosa, capito, che uno dice, chi è biondo? Grazie, è biondo. No, insomma, bisogna essere pure bravi poi, non basta essere napoletani, voglio dire, per esprimere, infatti, secondo me, artisticamente, invece poi ci stanno tanti altri napoletani, sia in musica, sia nello spettacolo, in cinema, che non riescono poi a essere così bravi quanto insomma, Pino, tanto per fare un esempio, voglio dire, e esprimere questo sentimento che va al di là dell'esteriorità di Napoli, che è una cosa che ti porti dentro, che è una cosa che ti aiuta dal di dentro. E invece, come dicevo prima, c'è questa corsa, sciacallaggio, perché è un poco come fai i film sul Vietnam, oppure fai i film sugli indiani, cioè era una serie dove ognuno attingeva, ognuno sfruttava, però che a me non è nemmeno come la fastidio, voglio dire, sta pure bene che ognuno poi racconti quello che vuole, ognuno faccia quello che vuole. Però su fatti ricercare sempre e continuamente Napoli a tutti i costi, sia nei film sia nelle canzoni, così mi pare esagerato, voglio dire. Mi è capitato pure con altri film, la prima cosa che scrivevo, dice, ma Napoli dov'è? Ma gli va detto che volevo parlare di Napoli, oppure non volevo parlare. Cioè appena non c'è sta Napoli, non ha senso che gli facciano un film, capite? È questo che mi pare strano, insomma. È come se appunto... Per carità, con le dovute distanze, così, però come si è Fellino, ogni film si dice, vabbè, Rimini, fatte Casanova, ma Rimini non si è visto proprio. Cioè, perché chi le capita da rimanere a raccontare due navi, oppure un regista in un film è come una carta d'identità, insomma, da far vedere. Allora Spielberg è nato, che non so, su un pianeta lontanissimo, perché fa tutte le guerre stellari. Non lo so, ecco, questo è un accostamento ed è una cosa che nemmeno mi pesa portarmi dietro, che però mi pare strano che invece ogni volta viene calcato, ogni volta viene come se ognuno parlasse di Napoli, fosse sociologo di Napoli, fosse quello là che capisce, che sa perché, ecco. Ma io non ci credo tanto nella gente che sa sempre tutto su tutto, e spiega tutto, insomma, capito? Per me è un pezzettino, ognuno racconta il suo pezzettino, in questo caso qua di Napoli, o da napoletano, probabilmente forse è più questo che su Napoli, insomma, mi pare una cosa che si trascina stancamente da sempre, capito, questa cosa di Napoli, dei napoletani... E quindi è un po' una condanna, no? Non perché uno non lo vuole, ma perché la ricerca è sempre solamente e soprattutto su questo, insomma, dimenticandosi che uno bravo poi è bravo pure sia svedese, voglio dire, no? Non c'è bisogno di essere napoletano per sapere cantare, oppure, cioè è in un luogo comune, quasi uno ci vuole rimanere attaccato, va benissimo, insomma. Allora i siciliani sono gelosi, i negri sanno ballare. Crogiolam, c'è ognuno in questa cosa qua, voglio dire. Senti, tu hai fatto per molti anni l'attore di teatro, non hai mai sentito la nostalgia di tornare sul palcoscenico? No, l'odore delle tavole a me ancora non mi ha pigliato come un fatto nostalgico, come una cosa... Io penso che il cinema sia più comodo, sia più... remunerativo, sia più tutto, insomma, tra possibilità e favorire contemporaneamente quelli che hai fatto in tutta Italia senza aspettare 2 anni per arrivare da Catania a Bolzano, il che chiaramente non vuol dire che il teatro non ha modo di essere, non ha senso. Però finché io cinematograficamente riesco a interessare, riesco a fare delle cose che immediatamente vedono tantissime persone,
E poi perché secondo me ancora, per me è ancora talmente un gioco, è ancora talmente un mezzo nuovo il cinema, che mi incuriosisce ancora come la prima volta, perché io sto da 10 anni, ma ci stanno attori, attrici, gente che in 10 anni ha fatto già 20 film, 30 film, ne ha già fatto solo 4, insomma, quindi è come se fosse ancora un esordiente, insomma, io vado ancora pigliato con una certa cautela, voglio dire, insomma, se ne appello pure ai critici, no? Parlando di me, dice, vabbè, questo giovane che sta facendo, insomma, e non, capisci, solo perché sto da 10 anni, pare che gli sa, insomma, quale esperienza ha già fatto. Invece sto facendo ancora dei passettini che ti ripeto, mi incuriosiscono, mi piacciono, mi avvicinano al mezzo espressivo che è il cinema, che è diverso da quello teatrale. Senti, tu vai spesso al cinema? No, però se vuoi dico di sì, perché essendo una rubrica di cinema bisogna invogliare la gente, vado sempre al cinema. Ma quest'anno hai visto invece dei film che ti sono piaciuti molto, per esempio? C'è qualcosa che ti incuriosiva, che vuoi andare a vedere? Sì, un film che mi è piaciuto moltissimo è stato Cicciorni. Ti ripeto, non ci va tantissimo, però in questo caso qua è valso proprio la pena di andare al cinema, di sedersi nel cinema e vederla sul grande schermo. Almeno per me, insomma, è un film che mi ha emozionato, che mi è piaciuto. Chi sto qua? Insomma, rimaniamo, se no facciamo l'elenco. Volevo dirti, nel tuo film, poi, qual è il messaggio alla fine? Un messaggio così d'amore, di speranza che esce fuori da questa storia, oppure non c'è un messaggio? Non lo so se c'è. Non è conscio, sicuramente, non è cosciente. Insomma, probabilmente quando uno viene accettato al di là di ogni cosa come regista, come autore, che poi questo non avviene mai secondo me, però quando uno tenesse la sicurezza di essere accettato comunque come autore e come regista, allora forse si pone un problema, dice, allora nel fatto che faccia regia, fammi fare pure un messaggio, invece è talmente poi difficile già parlare alla gente, riuscire a tradurre in immagine le tue intenzioni, quello là che tu pensi che sia un'emozione, o che sì, secondo me poi è sempre comunque sulle emozioni o anche sulla comicità, voglio dire, ma è talmente importante fare i conti con queste cose qua che non ti pongono problemi. Almeno io, del messaggio. Poi si scopre all'interno di un messaggio, ecco, si fanno un lavoro di analisi. Molte volte, voglio dire, chi va in analisi, anzi, più delle volte non sa perché sta male, no? E poi c'è sta uno che, ascoltandolo, lo scopre. E forse lo stesso rapporto col cinema, secondo me, la gente in sala fa da psicanalista, insomma, e quindi scopre perché tu hai raccontato quella cosa, che cosa volevi dire raccontando quella cosa, ti psicanalizza, anche forse conoscendoti come personaggio, perché poi, voglio dire, ognuno è diverso da un altro, ognuno viene un'estrazione culturale, un'estrazione pure sociale diversa, che si va poi a riversare nel racconto che farai. Però messaggio, per carità, insomma, già c'è sta Papa, Chiesa, cosa, lasciamo stare. Senti, ma tu ti diverti quando giri, quando fai queste parti comiche, per esempio? No, io non vedo l'ora che finisce. Io mi diverto solamente nella fase di scrittura. Quando mi viene un'idea, quando mi viene qualcosa che secondo me o è divertendo o emozionante, così, mi viene proprio una un'ansia, cioè a notte caggiuto che l'idea non riesco a dormire, perché mi ripeto, ma guarda, porca miseria, come sono intelligenti, oppure come sono comico, guarda come mi è venuta questa cosa. E nel momento invece della trasformazione ormai la gente smaltita già, insomma, quindi dopo diventa quasi esclusivamente fatica. Insomma. Senti, quando hai fatto il film con Benigni, invece, che eravate due registi, due comici, che meccanismi scattavano assieme?
Cioè, ridevate. Ma là scattava un meccanismo del divertimento, ma non al di là del film, voglio dire, insomma, perché erano due amici, due complici, due ragazzini che stanno a scuola e non possono ridere perché c'è il suo professore, no? E quindi ti viene di ridere di più. Ma così era un meccanismo nuovo, insomma. Fatti sapere che di quello che facevamo, di quello che dicevamo, non se ne poteva ridere perché c'è la macchina da presa. E che lei ci faceva scattare questo meccanismo di risate, per cui sono capitate scene che siamo riusciti a fare una sola volta e mai più. Insomma, hanno fatto 60 ciak, però è stato buono solo la prima, perché ti ripeto, era come se ci stesse il professore, non si può ridere, e a noi ci veniva da ridere, era più forte di noi. Però nessuno ci espelleva, nessuno ci metteva una nota, perché eravamo fortunatamente pure i registi del film, e quindi lasciavamo perdere. Ma là era un divertimento, voglio dire, preventivato, annunciato, nel senso che sapevamo già che gli dovevamo fare una cosa, io e lui, perché stiamo buoni pure quando ci venivamo per strada in un ufficio, ci divertiamo, ridiamo, e non vedo perché non doveva essere uguale a cinema. Infatti poi è stato un film probabilmente completamente diverso dai film di Roberto e completamente diverso dai film solo miei, forse un film che da solo mi sarei vergognato a fare, perché mi sarei vergognato a fare un spagnolo che è finale, però spalleggiato da Roberto e dividendo le responsabilità con Roberto abbiamo avuto coraggio di farlo, insomma, forse nemmeno lui chiaramente l'avrebbe mai fatto da solo. Senti, adesso un'ultima domanda, però ci devi dire, rispondere sinceramente, a chi l'hai vista addosso quella giacca che hai comprato l'altro giorno? era De Michelis, dice la verità, guarda, perché si apprestava a qualche night, qualcosa, però era pomeriggio, però sai che lui accomincia prima, no? A Sabbia, per trovare i meglio posti, e quindi forse teneva una giacca più da pomeriggio. E io ci ho voluto fare pure io, insomma, questa cosa, pur non andando al night, però è sempre un'occasione buona, che sta qua, no? Ecco, mi ha confessato pure questa cosa, così giusto perché è Natale proprio. Dovevi fare un piano. Un'ultima domanda, però ci devi rispondere molto sinceramente. Ma a chi l'hai vista addosso quella giacca che ti sei comprata l'altro giorno? Un'ultima domanda, però ci devi rispondere sinceramente. A chi l'hai vista addosso quella giacca che hai comprato l'altro giorno? Basta, per piacere. Sto soffrendo, ce l'ho fatta.